Dottor Viscardi, lei si presenta come candidato sindaco di Gente Comune ma anche del MIL. Sì. Non è un controsenso presentarsi a un'istituzione italiana con un movimento che di fatto respinge la sovranità dell'Italia su Genova? Io ritengo di no, perché il movimento indipendentista ligure porta avanti una serie di battaglie, soprattutto di carattere culturale, storico e in senso molto mediato anche politico, ma di carattere anche sostanzialmente girato verso l'economico. Per cui tanti punti in comune esistono tra il programma del MIL e il programma di Gente Comune. Anche il MIL, ragionando in questi termini, è un movimento fatto da gente comune, gente che non ha al momento nessuna gestione, nessun interesse diretto nella gestione del potere, crede molto nei valori del disinteresse nella politica e quindi ha dei tratti che si somigliano molto con gente comune. Io, che sono espressione come partito di gente comune, ho trovato invece abbastanza naturale questa alleanza tra il nostro movimento e il movimento MIL. Quali sono i punti comuni dei programmi? Ne cito soprattutto uno perché mi piace particolarmente, ed è quello relativo all'autonomia portuale. Io credo che sia un obiettivo a tendere molto intelligente, di grande prospettiva, soprattutto in un momento in cui siamo in una fase economica non semplice, perché l'autonomia portuale vuol dire poter riversare le risorse dalla maggiore e più storica, industria che arriva per la città di Genova, poterle reimpiegare nel nostro tessuto economico. Io credo che attendere non sia assolutamente una cosa fuori luogo, quella di ragionare in termini di autonomia portuale, anzi al contrario sia l'espressione più matura di un modo di fare economia a favore della cittadinanza residente che produce questo tipo di reddito. Come giudica la reazione del MIL a quello che è successo ieri con la Lega? Io credo che nella sostanza sia una reazione comprensibile, perché se il MIL, come anche Gente Comune, è un'associazione di cittadini che si pone come nuovo rispetto a un sistema che ha dimostrato di fare acqua da tutte le parti, lo ha dimostrato in vari modi, tra questi anche, io capisco al limite gestire male per incapacità i fondi pubblici, ma malversare in generale nei fondi pubblici è sempre una cosa particolarmente sgradevole, perché finisce per personalizzare, no, i soldi di tutti i contribuenti. Beh, la presa di posizione del MIL è molto forte e secondo me è corretta, io mi sento di condividerla. Inoltre aggiungo che c'è anche una battaglia storica del MIL, che è quella relativa in generale alle sale da gioco, in generale al gioco d'azzardo legalizzato, che sta mandando in rovina, in un periodo anche di difficoltà economiche, tantissime famiglie, attenzione, anche nelle fasce deboli, quindi persone anziane, persone di sesso femminile, a volte più che di sesso maschile, persone magari disoccupate o senza redditi fissi, insomma sta creando del disagio, e la loro presa di posizione, qualora dovessero scoprirsi interessenze tra le concessioni a favore di queste società e partiti politici, credo che sarebbe molto imbarazzante per i partiti. Venendo a cose diciamo un pochino più tranquille, come giudica questo ciclo amministrativo che si sta concludendo? Ma io credo che si sia contraddistinto per la esiguità dei risultati raggiunti. Fondamentalmente, se io penso a come eravamo 5 anni fa di questi tempi e come Marta Vincenzi cercasse di accreditarsi, era anche il nome della sua lista personale, no? La nuova stagione. Come dire, archiviamo tutto quello che c'è stato in precedenza, soprattutto il decennio precedente, io mi pongo come nuova, sia pur nella continuità, perché lo schieramento era lo stesso. Se queste erano le premesse, i risultati ottenuti sono da 0 a 100 molto vicini a zero. La vittoria di Doria quindi non come un esempio della sconfitta dei partiti, ma come un esempio di sconfitta della Vincenzi a questo punto? No, perché alla fine questa secondo me è stata una sconfitta grave del principale partito dello schieramento che governava, il quale non è stato in grado di scegliere fra due candidate e alla fine si è spaccato e ha consentito la vittoria del terzo incomodo. Detto questo, forse c'entra anche un po' di volontà di rinnovamento, forse c'entra una certa diffidenza dell'elettorato verso le forme politiche tradizionali, diffidenza che noi in qualche maniera cerchiamo di, non dico cavalcare perché sarebbe opportunismo, ma in qualche maniera di valorizzare, no? Di enfatizzare. Noi ci poniamo abbastanza in alternativa
agli schieramenti tradizionali, perché questi hanno dimostrato tutti i loro limiti. La gente è andata meno a votare alle primarie del centro-sinistra, questo è un dato di fatto. Alla fine la Vincenzi tra le due candidate forse ne è uscita un pochino meglio, perché comunque è arrivata seconda, e se il PD avesse avuto coraggio di dire beh, allora è stata veramente una nuova stagione, allora insisto con il candidato uscente, cosa che il PD non ha fatto con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Secondo me non è difendibile la gestione precedente. I principali punti invece del vostro programma per il nuovo ciclo? Allora, il nostro programma, che verrà presentato ufficialmente la prossima settimana, è un programma che credo si differenzi da tutti gli altri programmi presenti quest'anno al ciclo amministrativo genovese, intanto per come è strutturato. È un programma che dice tante cose. Io ho guardato i programmi dei nostri principali avversari, soprattutto del più accreditato di questi, ed è un programma che si contraddistingue per il nientismo, arriverei a dire. La filosofia che lo ispira è il nulla. Il nostro è un programma concreto, decidiamo tante cose, speriamo di poterle mettere in pratica. I pezzi principali, i punti principali riguardano sicuramente la mobilità e i trasporti, su cui le migliori intelligenze genovesi hanno contribuito a elaborare un programma molto articolato. Il ciclo in generale dei rifiuti, ma più ancora in generale l'igiene e l'ambiente urbano, le prospettive di sviluppo in favore soprattutto dei giovani, quindi la portualità e il lavoro, il recupero dei centri storici in una città policentrica come Genova, e questo soltanto per citarne alcuni, insieme al rafforzamento dei servizi essenziali diretti al cittadino, in particolare dei servizi sociali, assistenziali, che rischiano di essere penalizzati dalla mancanza di risorse. Mancanza di risorse che è dovuta fondamentalmente a una ben poco oculata gestione del patrimonio esistente e in generale delle tante eccellenze e risorse esistenti. Si troverà a gestire una situazione un po' particolare, dettata dal fatto che la provincia prima sarà commissariata, poi probabilmente sarà del tutto cancellata. Come giudica questa situazione e come la gestirà? La cosa principale da dire è che le competenze della provincia negli anni erano state progressivamente alleggerite, svuotate, girate soprattutto a favore della regione o del comune. Io credo che per assimilazione le residue competenze provinciali debbano essere girate all'ente pubblico che più vicino è a gestire queste cose. Faccio un esempio: la viabilità, che è sempre stata storicamente una competenza della provincia, ancora quando l'ordinamento regionale non era nato, non si era configurato, io credo che debba andare rigorosamente ai comuni per quanto riguarda la mobilità urbana e alla regione per quanto riguarda la mobilità extraurbana, almeno nelle linee di principio. E questo credo che valga in assoluto. Invece ritengo che il problema della formazione, che è un'altra competenza storicamente di competenza della provincia, appunto fin dai tempi dell'entrata in funzione dell'ordinamento post-unitario, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, beh, io credo che la formazione non possa essere, da un punto di vista soprattutto dei programmi, demandata agli enti minori, sia necessariamente una cosa da vedere in maniera più ampia, quindi sicuramente a livello regionale e per quanto riguarda i programmi io credo anche a livello ministeriale, quindi a livello nazionale. Un'ultima domanda, vi presentate nel comune e in tutti i municipi, come sono stati scelti i candidati? I candidati sono stati scelti con diciamo un criterio di condivisione complessiva degli obiettivi di gente comune, e quindi in generale persone di competenza, persone di applicazione, persone nuove alla politica, persone che hanno afflato e spirito collaborativo, costruttivo nei confronti della loro comunità di riferimento, e questo vale sia per il comune sia per i municipi. Si tratta quindi di una squadra dall'età media complessivamente molto bassa, fatta di giovani e comunque bassissima da un punto di vista dell'esperienza politica, diciamo così, quindi anche quelli che magari sono giovani da più tempo, però comunque sono persone giovani a livello di impegno politico. Gente comune per l'appunto. Gente comune, abbiamo veramente di tutto, uomini, donne, giovani, persone più anziane, imprenditori, lavoratori dipendenti, disoccupati, casalinghi. Abbiamo veramente un campione di personaggi veramente entusiasti, perché la cosa che più credo ci contraddistingue è l'entusiasmo, la voglia di fare, la grinta, la simpatia, l'allegria, anche un certo tono scanzonato che secondo me ci contraddistingue in maniera totale rispetto a qualunque altro tipo di schieramento di quelli presenti a queste corse, dove invece vedo seriosità, grigio,
tetro, linguaggi complessi, difficoltà, noi non siamo. Noi sorriso sulle labbra, battute, simpatia, anche quando parliamo di cose serie. Perché secondo me è fondamentale che ci ricordiamo tutti, e secondo me noi ce lo ricordiamo tutti, che è fondamentale non prendersi troppo sul serio. Grazie mille.